necessario sudare tanto, far tanta attività fisica per diminuire di peso? Ciao, sono Silvia Santinato e se questo è il mio primo video che vedi, devi sapere che sono considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione della donna in premenopausa e menopausa. Mi occupo di consulenza nutrizionale da oltre 20 anni, seguendo le donne selezionate nei percorsi nutrizionali ad alto profilo. Sudare tanto per perdere peso, fare tante saune, fare tanta attività fisica per perdere peso. È davvero necessario creare tutta questa sofferenza all'interno del nostro corpo per perdere magari qualche chilo? Sicuramente è un abbinamento che va di pari passo, è un binomio che non può scindere l'attività fisica e l'alimentazione corretta, l'alimentazione secondo natura. Sono due cose che vanno a braccetto. Ma se tu quello che stai cercando è quello di diminuire di peso, non ti serve, e diminuirlo chiaramente in modo serio, in modo duraturo nel tempo, non ti servirà a nulla andare a fare una sauna alla settimana. Sicuramente gioverà al tuo beneficio perché ti depurerà dalle tossine, andrai a sudare, andrai a fare un bel peeling sulla pelle. Ma questo non c'entra con l'andare a perdere grasso all'interno del corpo, non c'entra con andare veramente a costruire un metodo che ti serva per sempre, perché quando tu uscirai dalla tua sauna, uscirai dal tuo centro benessere e andrai a bere anche un bicchiere d'acqua, avrai già messo su quei 200 grammi di acqua che hai appena introdotto nel tuo corpo. Pertanto tu quello che stai eliminando chiaramente sarà il sudore con delle tossine, e questo mi va benissimo, ma non può essere la soluzione definitiva al tuo problema di peso, come ad esempio anche fare tantissime ore di attività fisica per voler perdere peso. Cioè, se tu sei normopeso e vai a fare ore di attività fisica ma per altri motivi, non per perdere peso, vanno benissimo, fallo. Ma sappi che quando tu ti metti a fare un'attività fisica costante giorno dopo giorno, vai a incrementare la tua massa muscolare e anche se ti asciughi, il tuo peso sale sulla bilancia invece di scendere. Quante donne dicono: vado in palestra 3-4 volte alla settimana e il mio peso è aumentato? È normale che questo accada. Pertanto il fare attività fisica, tante ore di attività fisica per perdere peso, non è una buona soluzione. Devi cercare altre soluzioni, devi cercare un programma che sia per te, che si basi sulle tue abitudini, che si basi sulle tue esigenze. Pensa che la maggior parte delle donne che seguo non gli interessa niente fare attività fisica. Non le sto giustificando chiaramente, perché l'attività fisica ci va bene per tantissime situazioni, ma se a loro non interessa l'attività fisica, io non posso intervenire su questo. Io posso intervenire, posso guidarti a fare un percorso accompagnato insieme sull'alimentazione, possiamo lavorare su quello e ottengono il massimo di risultati. Scendono di peso, stanno bene, dormono meglio di notte, perché questo è quello che interessa a te in questo momento. A te in questo momento non interessa solo il numero sulla bilancia, che sicuramente è importante, ma quello che devi tenere conto in questo momento qua è proprio quello di andare a evitare quello che sono i tuoi problemi di gonfiore, quello che sono i tuoi problemi di ritenzione, quello che è la tua stanchezza. E questo lo fai solo col cibo. Solo in questo modo ti puoi liberare definitivamente da quello che sono la giungla degli integratori, da quello che sono la giungla delle mille diete. Perché? Perché hai un tuo metodo e lo porti avanti per sempre. Ed è questo quello che noi facciamo nei nostri percorsi nutrizionali. Per quello io dico che le mie donne sono selezionate, perché io voglio solo donne che portano avanti i risultati, che portano a termine quello che è il loro percorso nutrizionale. Perché solo così puoi ottenere i tuoi risultati, ma puoi dire finalmente: oh, ok, ci sono, basta diete, appoggio le valigie e mi godo questo momento della mia vita che è così fondamentale. Perché quando noi entriamo in premenopausa già lo notiamo che il nostro corpo inizia a cambiare, magari non hai la cessazione del ciclo, ma hai
diverse situazioni all'interno del corpo, come ad esempio il gonfiore, la ritenzione idrica. Magari se prima riuscivi a perdere quel chilo, due, magari dopo una ricorrenza, dopo le festività, dopo il periodo di ferie, ora ti è più difficile ed è normale che sia così, perché al tuo corpo gli cominciano a mancare gli operai, diciamo che sono gli ormoni chiaramente, gli operai che riescono a far funzionare correttamente il nostro corpo. E guarda che io ti capisco quando tu mi dici: guarda, per le altre è facile, per me no. Per le altre è facile raggiungere gli obiettivi e per me no, perché guarda che io ho mio marito che gli piace mangiare così, ho tanti amici che mi portano fuori a cena e fare tante ore di attività fisica le faccio ma non ottengo i risultati. Ma proprio come che se tu sei un caso particolare e agli altri gli è tutto facile. Ma sai qual è la differenza tra gli altri e te? Queste donne che tu vedi come testimonianze nei vari video oppure che mi lasciano le testimonianze scritte è perché si sono affidate proprio al metodo e hanno seguito passo a passo. E allora adesso gli è molto semplice seguire perché hanno tutte le indicazioni di come fare. Chiaro che se tu oggi stai ragionando con quello che tu stai facendo adesso, ecco che sì, ti dico, ti è difficile da comprendere il metodo, ti è difficile da comprendere che le altre donne ce l'hanno fatto, ma ti basterà iniziare e già la prima settimana per iniziare ad avvertire la sensazione di benessere. Mi rendo conto di lavorare diversamente, mi rendo conto che quello che ti sto dicendo magari può essere diverso da quello che vedi da tante parti o da quello che ti propongono, ma i miei studi sono anche diversi. I miei studi si basano per la maggior parte all'estero e quando io parlo di alimentazione depurativa io l'ho imparato nelle comunità ancestrali, perché non mi basta leggere un libro, non mi basta prendere un attestato di frequenza. A me interessa, a me piace proprio imparare sul campo e pertanto vado. Se tu mi dici la alimentazione ancestrale, l'alimentazione secondo natura va bene, ok, ma non mi basta leggerla su un libro o prendere magari un frutto dall'orto per dire sono a posto. A me piace fare esperienza in prima persona, pertanto tutti i consigli nutrizionali che ti do e anche sullo stile di vita è proprio perché l'ho imparato di persona e perché l'ho vissuto nelle comunità proprio che vivono nel metodo, nel modo in cui ti sto dicendo. E so di essere l'unica in Italia che ha vissuto nelle comunità ancestrali, dove è andata proprio a vedere come vivono le donne in premenopausa e menopausa. Ed è per questo che mi sento e che ti spiego passo a passo, ti dico come gestire il tuo benessere, perché l'ho vissuto in prima persona e perché l'ho già sperimentato. Se vuoi sapere di più, se vuoi conoscere com'è questo metodo, vai sulla descrizione, clicca sul numero di telefono, chiedi una consulenza gratuita con un membro del mio team, con un coach che ti potrà fare questa consulenza gratuita per conoscere meglio com'è la tua situazione, il tuo stato di benessere e per guidarti verso la soluzione migliore per te. Ti aspetto nei prossimi video, a presto, sono Silvia Santinato.